Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra cucina. Siamo al ristorante La Pineta di Marina di Bibbona. Sono Daniele Zazzeri e questa è la mia mamma, Resi. Oggi andiamo a farvi vedere quello che è il cacciucco alla livornese. Partiamo dalla ricetta tradizionale livornese per arrivare a come adesso la facciamo noi al ristorante. Il ristorante parte nel 1964 con mio nonno e il fratello. Da lì ovviamente le cose si sono evolute. E siamo andati avanti, siamo diventati un po' un punto di riferimento per quella che era la zona, e fino a quando poi nel 98 mio padre Luciano ha preso in mano le redini del ristorante e lo ha evoluto fino nel 2006 a prendere la stella Michelin, che tutt'oggi continuiamo a tenere con orgoglio. Il cacciucco alla livornese è un piatto che ha una storia lontana, e ci sono tante leggende che girano intorno al cacciucco, tanti che dicono che nasce in una maniera, tanti in un'altra, chi dice che nasce dal guardiano del faro, che gli avevano proibito di usare l'olio per fare da mangiare nel pesce, di friggerlo, perché doveva servire per accendere il faro, per l'appunto. Un'altra è quella che dice che la derivazione è turca, perché cacciuc sì, era questo pescatori piatto turco, che andavano a pescare, e da questo sta zuppa di pesce il cacciucco sì, che comunque nasce sì, per forza di cose come piatto povero perché un piatto comunque di recupero. Bravo. Piatto di recupero perché wow, chiaramente, come tutte le cose, una volta i pesci buoni si vendevano al mercato, si vendevano per lavorarli e via. Ai pescatori restava il povero, e quindi quello che avevano anche in barca quando andavano a pescare si dovevano arrangiare, e inventarono questa zuppa di pesce che originariamente, Daniele, era nato tutto insieme, cioè loro mettevano nella pentola tutto insieme. Quello che andiamo a utilizzare per il cacciucco della Pineta è importante: abbiamo il concentrato di pomodoro, noi usiamo un doppio concentrato di pomodoro, poi importantissimo l'aglio e peperoncino. L'altra cosa fondamentale è la salvia, va a dare quel tocco balsamico di freschezza che va un pochino a replicare quello che era il principio del cacciucco, quindi quello di andare anche un po' a tappare quelli che potevano essere i difetti dei vari pesci avanzati, come si diceva, del pescato dai pescatori. Si parla allora di una base di pesce da minestra. Le gallinelline, i saragotti, tutto quella pescatrice piccolina, la triglietta, quello che rimaneva di piccolino. Poi polpo e seppia, chiaramente, perché la base del cacciucco è polpo e seppia, e dopo ci sono le varianti del pesce, tipo il palombo, poi ci sono magari le spilettature del pesce, quello e quei più, ritagli che noi più pregiato. E invece nell'originale ci si mette il pesce intero, magari un pescino che può essere tipo una gallinella un po' più grossa, lasciata con la lisca proprio, perché è così. Mamma, direi di partire con la preparazione. Da che cosa partiamo? Si parte che si taglia un po' di verdure piuttosto finemente, così oggi facciamo un po' prima a cuocere. Vai. Questo. Quindi sedano, carota e cipolla bianca. Senti, si va a soffriggere? No, io non soffrigo niente. Meno male. Allora, metti un po' d'olio, per favore. Quindi ci andiamo a mettere un pochino di aglio e peperoncino. Esatto. Vai. E metti i pesci. I nostri pesci da minestra. Le nostre mazzole, le nostre pescatrici. Ci abbiamo anche un paio di sugarelli, giusto? Sì, sì. Le nostre gallinelline. Gallinella serve a far perdere ciuccia bimbi. A te. Vai. Ecco. Vado a condire un pochino di sale e pepe. Sì. Una bella girata di pepe. Poi ci aggiungiamo un po' di acqua di pomodoro. È solo l'acqua di pomodoro, questa. Mettili un attimo. Beh. Ecco, bravo, lo mescoli e poi ci aggiungi il brodo o l'acqua. Sì, va capo, bene anche l'acqua. Ma noi abbiamo il nostro brodo che utilizziamo, che le teste di pesce. Certo. Okay. Acqua ovviamente e un pochino di vino bianco, niente di più. Sì. Adesso questi qui devono cuocere. Sì. Lo dovresti coprire fino al bordo, insomma. Poi lo tappiamo e lo lasciamo cuocere. Esatto. Ci aggiungiamo un cucchiaio di concentrato. Perfetto. Questo perché? Perché comunque anche il concentrato serve tutto per dargli il sapore, capito? Dargli il sapore, dargli il colore, dargli e la parte acida. Un po' di colore. Quindi mamma, ora che abbiamo finito di mettere il nostro brodo di pesce, cosa facciamo? No, lo copriamo, lo mettiamo in un fornello da laggiù, da sé deve cuocere bene almeno per 30-40 minuti circa. Perfetto. E controlliamo. Ottimo. Perché il pesce si deve sfare. Allora mamma, cosa facciamo?
prima il polpo, perché il polpo ha la cottura un po' più lunga. Perfetto. Quindi si taglia il polpo. Quindi andiamo prima a tagliare la testa, eliminiamo la parte del dente che è un pochettino più dura. Callosa. E callosa. Andiamo a fare un po' a striscioline la testa. Le zampe invece come ci comportiamo? Io di solito sono abituato a tagliarle più o meno a metà e lasciare un bel pezzettino lungo così. E un altro pezzettino. No, così vanno tagliate, sì. Lo vado a mettere nel pentolino, nel tegamino d'alluminio. Sì, mi occorre solo questa mezza cipolla. Io vado molto dietro la tradizione originale. E a quello che ti ho insegnato giustamente. Sì. Si trita un pochettino di salvia. Sì, esatto. Un po' grossolana, così, giusto? Non c'è bisogno di fare i grossi. Poi ci metti l'aglio e il peperoncino. L'aglio e il peperoncino. L'olio ce l'hai messo, Daniele? L'olio ce l'ho già messo in base. Okay. Un po' d'aglio e il peperoncino ce lo andiamo a riaggiungere. Sì, un pochino di prezzemolo, poco, vai. Coprilo subito e andiamo a tagliare la seppia. Lo copriamo perché in questa maniera il mollusco nel pentolo piccolino caccia fuori la sua acqua, certo. E è quello che lo fa diventare morbido, capito? Certo. Cuoce nel suo brodo, esatto. Come si suol dire. Cuoce nel suo brodo. Tagliamo la seppia, dai. Vai. Daniele, va bene. Andiamo a tagliarci le nostre seppie. Giusto, mamma, o non giusto che questo neretto che ci lasciamo? Giusto, 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 perché gli dà il colorino, gli dà un po' di colore, più scuro. Quindi noi lo lasciamo molto volentieri. Vado, No, ti ha allazzato ora. Poi dopo si abbassa. Butta tutto. Perfetto. Una sfumatina di vino. Chiudi. Vedi, Dani, guarda. La minestra sta schiumando, mamma. Sì, e poi non solo, vedi? Il pesce si sta sfacendo, vedete? Sì. Così poi dopo si toglie la lisca nel mezzo. E si magari lascia tutte le la ciccine. Testa. Lo lasciamo cuocere ancora un po'? Deve cuocere un po', Questo poi deve andare a unirsi al resto piano, dei pesci. Piano, mettilo dove? Questo. Ok. Adesso andiamo a sfilettare i pesci. Andiamo a sfilettare per prima cosa la pescatrice. La coda della pescatrice è divertente perché ha solamente la lisca centrale e i due filetti laterali belli carnosi che possiamo utilizzare come meglio crediamo, a pezzi oppure andando a sfilettare e a togliere la parte centrale. Io oggi la lascio. Passiamo al nostro secondo pesce. Il palombo, questo è un tipo di squaletto e tradizionalmente anche questo viene messo a pezzi così, tagliati grossolanamente nel nostro cacciucco. Come terzo pesce adesso andrò a sfilettare il rombo e niente vieta ovviamente di poter utilizzare qualsiasi tipo di pesce perché come vi ripeto il cacciucco è infinito, non è che c'è un limite di pesci che possiamo utilizzare, possiamo utilizzare quello che preferiamo. Anche qui andiamo a tagliare i nostri pezzetti. Bene, adesso passiamo alla preparazione dei pesci che poi dopo andranno insieme a tutto il resto. Allora, abbiamo messo l'olio, aglio e peperoncino e aggiungo il pomodoro pelato. Il pesce, come vedi, si è sfaldato. Vedi? Sì. Questo brodo qua mi servirà per aggiungerlo là. E qua. Il polpo nella seppia e nella base dei pesci. Io ho dato, vedete, 30 minuti, 40 più o meno sono passati, però se poi cuoce anche di più va bene, non è che stia male. Andiamo a finire la base, mamma, quindi schiacciamo un pochettino i nostri pelati. Sì, assolutamente. Ecco. Concentrato. Questo ci si mette così, basta. Un po' di prezzemolo. Allora mamma, ora si mette anche un pochettino di salvia, che ne pensi? No, quella ci vuole assolutamente. E poi dopo si divide un po' questo impasto, questa base. Ora la facciamo andare, questa basina qui, sì. Poi la dividiamo perché? La dividiamo e la mettiamo in un altro pentolino. Almeno dopo la utilizziamo per cuocere da una parte il pesce e da quell'altra le cicale. Esattamente, cicale e cozze. Come si può vedere bene, giustamente sono 3-4 preparazioni diverse.
Mamma, posso metterci un pochino pochino di perché brodo? ci va messo questo, dai. Dopo ce lo mettiamo, però ora se no mi va a bruciare il pomodoro. Sì, anche di là. Andiamo a qui preparare quella. Controlliamo come si sciupi tutto. Perfetto, l'avevo già controllato, mamma. Bravo. Certo, non ti fidi più del tuo figliolo. No, no, mi fido, mi fido. Allora, adesso andiamo, come si diceva, mamma, a prendiamo... pulire la minestra di pesce. Togliamo le lische più grandi. Assolutamente. E le mettiamo da parte, ovviamente, in una ciotolina. Tutto il resto che rimane delle lische piccoline, delle polpe, e le andiamo a frullare con un semplice mini primer e le passiamo a un setaccino abbastanza fine. Questa diciamo che è la parte più noiosa della faccenda. Allora mamma, di solito noi usavamo il pasta verdure, tempi antichi come te. No. Che sei bella, ma sei no, no, ma è vero, era effettivamente anch'io mi ci sono sfatta una spalla, per ecco, cui appunto, questo è un sistema migliore. Noi non, l'hanno inventato. Noi non ci rompiamo più le spalle a passare col pasta verdure, usiamo un bellissimo mini primer che ci dà la possibilità di andare a passare il tutto. Allora prendiamo un setaccio un pochettino più grande per fare la prima passata e lasciare magari quelle che sono rimasti i pezzi un pochettino più grandi, e lo chinois un pochino più fine per andare proprio a filtrare in maniera più fine, per l'appunto. Vai mamma! Più riusciamo a frullare meglio la minestra inizialmente, meglio è, perché ovviamente sì, rimane sempre più densa, giusto? Sì, sì. Ok Dani, io direi basta quello. Ok, questa è la minestra di pesce che siamo riusciti ad ottenere. Esatto. Che come vedete è bellina densa e molto saporita. Qui ci mettiamo un bel romagnolata di vello. E così lui continua a cuocere tranquillo e viene ancora più morbido di quello del già. Perfetto. E qui invece me lo bagni con quello. E a questo punto, Daniele, si mettono i pesci. Sì. Si mette. Palombo. Cerchiamo di suddividere le due cose, il palombo da una parte, la rana pescatrice dall'altra, così almeno quando poi confezioniamo il piatto si mettono un pezzo di quello, un pezzo di quell'altro, da dare più variazione. Il rombo. Questo qui. Questo. E ora... sale e pepe. Vado, sono già pronto. Un po' di prezzemolo. Sì. Allora, Daniele, mi dai un pochino d'olio? Lo sì, aggiungiamo prima di coprire. Vai. Un pochino, proprio un filino basta, grazie. Per vedere e controllare la cottura, appena il pesce diventa bello bianco latte, il pesce è cotto, anche perché se lo lasciamo troppo diventa stopposo e diventa duro. Quindi possiamo passare a cuocere i crostacei, sì, e le cozze? Se accende si può mettere un po' di minestra di pesce? No, è assolutamente Devo. Necessario. Vai. Vai. Basta, va bene così. Andiamo a pulire velocemente le cicale. Gli andiamo a togliere le parti spinose che ha dai lati, semplicemente con una forbice, e poi incidiamo nell'ultima falangina. Qui noi andiamo a controllare la cottura del pesce. Vedi, comincia a venire bellino bianco e quindi sta cuocendo bene. Le cicale da una parte e lasciamo un po' di spazio per le cozze. Il segreto per aprire le cozze è che il fuoco sia alto, non segnavi te da piccino. Sì, questo sì. Perché vero, è vero. Prendono lo shock termico, loro respirano, okay, si aprono e rimangono aperte. Vado a condire con un po' di sale e pepe anche qui sulla cicala, giusto un pochettino per insaporirla, ma già è saporita di suo. E un pochettino di prezzemolo. Sì. 3 minuti e siamo pronti. Sì. Per andare a preparare il pane del cacciucco voglio realizzare delle fette più o meno di 5 mm per abbrustolire in forno e andare a mettere in guarnizione.
Le fette più grandi invece le andiamo sempre ad abbrustolire e le utilizziamo da mettere proprio sotto il pesce che vadano a impolpare il brodo del cacciucco. Il pane che andiamo ad utilizzare è un nostro pane bianco toscano, classico, quindi senza sale. Prendiamo il nostro pane e lo andiamo a infornare. Un paio di minuti a 180 gradi, per quello più doppio. Invece quello più fino, guardiamo fino a che non è diventato un po' colorato e si arriccia. Normalmente andiamo a strusciare un pochino di aglio sul pane. Basta. Le seppie e polpi sono pronti, vedi? Così pure i pesci, eccoli qua. Anche le cicale e le cozze sono pronte, c'è solamente da impiattare. Per prima cosa la nostra fetta del pane. Andiamo a prendere un po' di seppie. Il polpo. E il nostro sugo. Mamma, passiamo al pesce. Sì. Andiamo a cercare ovviamente un pezzo di pesce per ogni tipologia. Questa è la nostra pescatrice. Il nostro rombo. E il palombo. Le nostre cicale. Per concludere andiamo a mettere le nostre fettine del pane tostato, quelle un pochettino più fini. E il nostro cacciucco è pronto. Sì. Mamma, cosa ne pensi? Che è venuto molto bene. Sembra di sì, ora dopo si assaggia. Anche voi potete provare a farlo a casa. Quando capitate da noi a Marina di Bibbona, alla Pineta, venite a assaggiarlo e a dire cosa ne pensate. Un saluto agli amici di Italia Squisita da parte di Daniele, da mamma Resi, e magari all'appuntamento una prossima volta. Grazie. Grazie.